Prima gol in maglia Teramo, anche un assist importante per Dos Santos, insomma la gara di ritorno in Coppa Italia, anche con la vittoria e il passaggio del turno, non poteva chiudersi in maniera migliore, adesso è già tempo di campionato. Certo, allora noi siamo partiti molto bene subito perché sapevamo di non aver fatto una gara, diciamo, ottimale in partenza. Siamo riusciti subito a ribaltare il risultato e abbiamo fatto una buona gara. Ovviamente, diciamo, il gol è stata anche una soddisfazione personale e diciamo che adesso dobbiamo continuare su questa strada per procedere al meglio. Senti, hai già avuto esperienza dei campionati di eccellenza con il Penne, vero? Sì, ho militato in questo campionato 2 anni fa con il Penne, giocando quasi tutte le partite e facendo anche qualche gol, e sì, adesso mi sto, diciamo, riambientando in eccellenza. Come ti trovi nel ruolo dove ti sta impiegando adesso Pomante? Essendo un ruolo che svolgo ormai da 2 anni, e ormai mi ci trovo molto bene, soprattutto perché sulla fascia riesco a essere, diciamo, più me stesso e quindi mi riesco a esprimere al meglio. Domenica una prima non facile contro una squadra comunque di categoria che è appunto il campionato. Sì, sicuramente sarà una battaglia che noi dovremmo affrontare al meglio. E soprattutto ci dobbiamo andare con la testa giusta, non come, diciamo, la prima partita contro la Delfino all'andata. Ecco, io insisto sul tuo arrivo a Teramo, tu hai sempre disputato campionati per salvarti, invece per la salvezza, invece a Teramo dovrai disputare un campionato di vertice, cosa cambia? Cambia la mentalità soprattutto, ma anche io ho visto che l'organizzazione in casa Teramo è, diciamo, è a livello di una serie B, serie C, e mi sono trovato, diciamo, subito bene perché appunto l'organizzazione è stata incredibile e adesso cerchiamo di fare quello che possiamo. Perché l'attacco ha già dimostrato di essere un po' il punto di forza di questo Teramo, come ti trovi tu con quei 3 davanti? Molto bene, perché diciamo che quando siamo in difficoltà sappiamo che se diamo la palla a loro noi siamo al sicuro e quindi possiamo stare tranquilli.